Questo è il grande ospedale Villa Scassi della ASL3 di Genova, che con le sue specialità serve un bacino di 340.000 abitanti. Entriamo nel pronto soccorso e, come vedete, è all'80% occupato da persone anziane. E questa è una giornata come tante, senza particolari epidemie influenzali in corso. Aumenta l'età media, aumentano i pazienti anziani che però, essendo comorbidi, avendo mille altre patologie, devono essere ricoverati, è difficile dimetterli. Perché l'anziano è un malato complesso che, diciamo, lancia una sfida al sistema sanitario nazionale di non poco conto. Perché ha tanti tipi di patologie diverse. All'ipertensione, allo scompenso cardiaco, all'insufficienza renale, a magari l'insufficienza respiratoria. La persona che arriva, che ha 80, 85, 90 anni, con queste patologie si scompensa con pochissimo. L'ondata di anziani non si ferma naturalmente al pronto soccorso, ma entra in tutti i reparti e tutte le specialità. Qui siamo a medicina, due reparti con in tutto 66 posti letto, sempre pieni i zeppi ed occupati anche qui all'80-90% da anziani. Noi abbiamo avuto persone ricoverate in pronto soccorso e trasferite alle medicine perché trovate sole in casa. Abbiamo trovato situazioni, case allagate, case senza calorifero, e questi pazienti arrivano in ospedale. Ma i figli non ci sono? Come dico sempre, un 95enne ha figli di 75 anni. Ci stiamo rendendo conto che oramai la famiglia oggi è importante, ma non può essere solo elemento. Per quello che è importante far sì che ci sia l'integrazione tra il sociale puro e il sociosanitario, che è il nostro. Se non c'è quello, noi ci ritroveremo i pazienti inevitabilmente al pronto soccorso, ci ritroveremo inevitabilmente i pazienti nelle corsie, con anche quasi impossibilità a dimetterli. Qui siamo nel grande centro di oculistica dell'ospedale Antero Micone, sempre della ASL3 di Genova. Più dell'80% della nostra attività è dedicata all'anziano. Pensiamo alla cataratta, pensiamo alle maculopatie, alle degenerazioni maculari, alle vasculopatie retiniche, pensiamo al glaucoma. L'aumento degli anziani con problemi di vista ha comportato negli ultimi anni una vera esplosione dei numeri del reparto. Nel 2018 46.000 prestazioni ambulatoriali, 4.500 interventi chirurgici, e per andare dietro alla domanda sempre in aumento si lavora come in una catena di montaggio. Oggi noi facciamo, per esempio, ne operiamo 25, ne prepariamo altri 25 e abbiamo già fatto i controlli dei 25 operati ieri. Quindi soltanto per la chirurgia della cataratta qui girano 75 persone. Un altro settore della sanità pubblica dove i numeri stanno aumentando a causa dell'invecchiamento della popolazione è quello che si occupa delle demenze senili. Abbiamo il 50% dei pazienti che sono sotto gli 85, il 50% oltre gli 85 anni. E saranno di più con gli anni che passano se continua questo trend demografico. Quelli che stanno invecchiando ora sono i baby boomer, cioè la fetta più grande di popolazione che c'è stata. Ci dobbiamo aspettare un'ondata. Esattamente. Se volete vedere l'ondata di anziani con disturbi di demenza, basta entrare in una delle 115 RSA, residenze sanitarie assistenziali convenzionate con la Regione Liguria. La vita media si allunga e c'è una fascia intermedia di perdita progressiva delle capacità cognitive. Qui siamo nella RSA di Genova, Villa Duchessa di Galliera, che fa parte di un gruppo che, con altre strutture, ha in totale 400 posti. E queste che vedete sono le attività del centro diurno, sempre affollato. Quando ho cominciato io, qui a Genova c'erano due strutture private e tre o quattro strutture pubbliche. Adesso? Adesso siamo forse un centinaio di strutture tra pubbliche e private. I posti comunque non sono ancora sufficienti. Non è quindi un caso che le malattie legate alla demenza e alla decadenza cognitiva siano state chiamate la peste del XXI secolo. Viviamo tanto di più ed aumentano le persone non autosufficienti che hanno bisogno di un'assistenza continua H24.
Sì, sì, purtroppo. Cioè, sono persone che non le puoi lasciare neanche per mezz'ora, per un'ora. La maggior parte no, si dimenticano perché hanno momenti di vuoto, quindi. Non si sarebbe mai aspettato che, no, che la quota di anziani diventasse così grande in questo paese. No, no, no. Io ho anche già una certa età e quindi mi medesimo molto in loro, capisce? E mi vedo avvicinare quel perché momento. Un po' l'Italia è questa. Esatto. Siamo noi così. Esatto, purtroppo sì. Solo per la convenzione con le RSA il sistema sanitario ligure spende circa 90 milioni di euro all'anno. Ma qual è la risposta della sanità ligure per non farsi travolgere dall'ondata di anziani e salvare i conti? Qui siamo nel Palazzo della Salute di Fiumara a Genova, molto frequentato dagli anziani del quartiere che in questi locali nel 2018 hanno fatto più di 120.000 tra visite, prelievi e screening, tutte prestazioni offerte sul territorio fuori dall'ospedale. Uscire dall'attività ospedaliera, quindi lasciare l'ospedale soltanto per gli acuti, noi qui a Genova abbiamo 6 distretti sociosanitari, quindi abbiamo 6 palazzi della salute. Il secondo pilastro per contenere i costi legati agli over 65 si chiama prevenzione. La Colletta era nato come un ospedale per acuti, ma è stato trasformato in un enorme centro riabilitativo che ha come mission di intervenire sulle principali fragilità degli anziani. Patologie articolari infiammatorie come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, la spondilite anchilosante. Poi ci sono tutte le patologie metaboliche come l'osteoporosi, quindi le fratture da fragilità. Anche qui non avete problemi, diciamo, di letti vuoti, no? No, qua noi abbiamo un'occupazione di posti di letto che è più del 100%. Abbiamo i 180 pazienti in lista d'attesa. Difatti è un programma in quest'anno di aumentare i posti letto. Come sta? Che deve fare? È riabilitazione? Sì. Dal femore che ho rotto. E... Anche lei il femore? Anche io il femore. La rottura del femore è diventata una vera emergenza in Liguria e costa un sacco di soldi al sistema sanitario. Ci sono in Italia circa 70.000 fratture di femore all'anno, in Liguria ce ne sono quasi 4.000. E ci credo, con tutti gli anziani. 4.000 ogni anno. È una delle spese maggiori perché costa circa 20.000 euro di costi diretti più tutti i costi legati alla riabilitazione nel corso del... che sono circa 10-15.000 euro all'anno per X anni. La ASL3 sta investendo molti soldi sulla prevenzione. E qui si insegna a chi ha già avuto una frattura del femore come evitare una seconda caduta. Accendere la luce quando si alzano di notte per andare in bagno, togliere i tappeti per terra, togliere i mobili se sono tra il tragitto. Perché il 90% delle fratture si fa in casa. In casa è l'ambiente per l'anziano solo più pericoloso. Questa è una cucina normale in cui il malato viene con la fisioterapista e impara a usare tutti, per esempio, questi ausili che vedete qua. Sono delle posate. Speciali, vero? Speciali, perché hanno il manico per la presa, ovviamente ampliata, perché sì, non magari riuscendo a fare delle prese piccole. C'è il coltello anche? Sì, ci sono i vari tipi, ci sono anche più storte, in base magari uno ha anche un problema al gomito, quindi non riesce a... Sono molto utili, cioè ti evitano una caduta? Assolutamente sì. Spostare la spesa sulla prevenzione, che costa, sì, ma meno dell'acuto, per evitare di essere travolti dalle patologie degli anziani. Questo è il reparto di cardiologia riabilitativa. Qui vengono ricoverati gli anziani dopo essere stati operati al cuore. Noi qua facciamo a ciascun paziente un test per l'identificazione della soglia aerobica, che sono gli stessi che fanno gli atleti d'élite. E la cosa bella che vi dà una grande soddisfazione è che tutta questa attività di riabilitazione previene moltissimo, quasi del 30%, mi diceva, eventuali altri episodi. Certo, riduce il rischio, l'attività fisica riduce, solo quella riduce il rischio del 30%, ma poi l'aspetto importante è che gli cambiamo la giornata, nel senso che rendiamo le persone nuovamente capaci di rifare le scale, piuttosto che di andare a farsi la spesa da soli, cioè questo cambia davvero la vita. Buongiorno. Buongiorno, come state? Il dottor Clavario ha una sua specialissima squadra che si allena sotto controllo medico nel Palazzo della Salute di Fiumara. Sono i cardioatleti, 170 persone,
tutte operate al cuore, che a spese della ASL3 fanno prevenzione primaria per stare meglio ed evitare future ospedalizzazioni. Ma sapete quanto pesa sui conti del sistema sanitario il 30% di over 65? Il 30% della popolazione assorbe il 70% delle risorse. Adesso? Adesso. Sicuramente dal punto di vista economico occorre che la Regione Liguria sia riconosciuta di più questa componente demografica che ha un costo superiore. Un paziente cronico in sanità ha un costo oltre i 65 anni dalle 4 alle 5 volte quello di un paziente che ha dai 30 ai 55 anni. Quanti ne vuole subito? Io direi che dislocare sperimentalmente un 5% delle risorse in più, chiedendo un rendiconto puntuale di come sono stati utilizzati. Fino a che i genovesi e gli italiani non riprenderanno a far figli. Per la Liguria serve un secolo per riportarci alla demografia di tutto il resto del paese. Grazie.